Bentornati nella sala giochi di 80 voglia di Arcade. Anche oggi Ace al microfono a tenervi compagnia per un quarticello d'ora e giocheremo ad un gioco meraviglioso. Poi ve lo faccio anche vedere, non vi preoccupate, ce l'ho qui in originale. Ecco perché possiamo tranquillamente giocarci. Cosa vi devo dire? Lo sapete già, se non vi siete ancora iscritti al canale YouTube iscrivetevi, mi raccomando, mettete il mi piace, mandate il video ai vostri amici se pensate che possa essere utile o fargli piacere. Dopodiché se volete cliccate la campanella così YouTube vi avvisa delle novità di quando pubblichiamo un video, di quando andiamo live, insomma vi manda una voce, dai. Se poi siete ancora più fan e a noi ci fa tanto più piacere e vi volete iscrivere anche sui nostri social, ci trovate su Instagram, Twitter, TikTok e Twitch. Twitch dove ovviamente andiamo in diretta la sera del lunedì e del venerdì con due trasmissioni, una il lunedì è live con Gaetano, quindi stasera vi aspetto alle 22, e il venerdì con Joystick, la nostra storia dei videogiochi con Marco e Yuri. Questa settimana, venerdì prossimo, parleremo di videogiochi horror, la storia dei videogiochi horror, quindi vi aspetto sempre alle 22, dalle 22 alle 24. Continueremo poi a fare le dirette, riprenderemo le dirette del mercoledì dove gioco con il mio cabinato che è qui accanto. Ce la farò, giuro ce la farò, ormai lo dico da mesi, ma riuscirò anche a riprendere questa diretta, non temete. E ultima cosa che devo dirvi, se volete acquistare un cabinato, un bar top o una plancia fatti da me, li vendo con fattura, c'ho la partita IVA, state tranquilli, non è una cosa, cioè è una cosa ufficiale con garanzia e tutto, li faccio io e li trovate sul sito www.strananet.it oppure www.80vogliadiarcade.it, 80 scritto a numero. Andiamo a parlare del gioco di oggi, guarda qua, ce l'ho, originale della mia collezione privata di quando ero un bambino. È ancora qui. Ovviamente è un 3 viti, non è un 5 viti. E parliamo di... Questo impazzirebbe Stefano. Certo, guarda come sta messo qua sopra. Stefano di El Nes del Seba, perdonami. Però ero piccolo e non sapevo quello che facevo. Guarda come l'ho ridotto, guarda. Parliamo di Red Racer della Square 1987. E siete al volante di una macchina che potete scegliere all'inizio. Come non sapevate che si potesse scegliere? Potete scegliere, perché non solo potete scegliere questa che state guardando con una Ferrari 308 GTB, ma potete anche scegliere la macchina da Formula 1. Dici, ma io non l'ho mai saputo. Lo sai, adesso ve lo faccio vedere, perché si può cambiare macchina solo su una schermata e solo all'inizio. Adesso vi faccio vedere. Carine le musiche, carino tutto, fu uno dei primi giochi ad usare una tecnologia meravigliosa che era l'occhiale 3D. Guardate qua, 3D action, azione 3D, incluso. Ovviamente io li ho persi, non so più che fine abbiano fatto perché ero piccolo e buttavo tutto e rovinavo tutto, ma il gioco, adesso vi faccio vedere, guardate, spingendo il tasto 6... Attenzione, voi vedete solo il canale rosso, non prende il canale blu. Ah, io lo vedo sfarfallare, vedo rosso-blu, perché ovviamente con gli occhiali ti dava l'idea del 3D. Invece guarda, la scheda di cattura prende solo il canale rosso, non prende il canale blu. Bella, sta cosa interessante, vedi, l'ho scoperta dopo 40 anni. Comunque, bello, molto avvincente, ci fu anche un 2 di questo gioco qui. E però io direi che possiamo, a livello di Madonna ve lo dico subito, una cosa abominevole, e direi che mi sposto sulla postazione gioco e andiamo a fare una partita. Che dite? Dai, venite. Eccoci qua, allora vi ho promesso che vi avrei fatto vedere, aspetta che guardo la telecamera, ok, siamo messi bene, vi avrei fatto vedere come si seleziona la macchina. Allora, riavvia, ecco, questo è l'unico punto dove spingendo il tasto select potevate scegliere fra, scusate, la Ferrari 328, prima ho detto la 308 GTB, questa è la 328 Twin Turbo, o la Formula 1 Machine della Gamol, ma in realtà è Camel, e questa in teoria, se non ricordo male, così gialla, sapete che non mi ricordo chi era? Forse una Lotus? Non mi ricordo, comunque qualsiasi cosa dico non mi ricordo.
Io scelgo la 328, spingo start e lui carica il gioco con la 328. Molto, molto bello il percorso, vi fa vedere dove dovete arrivare. Questo è il Sunset Coastline Course 1. Tenendo premuto il tasto A si accelera, in giù si cambia la musica. In su si mette il turbo. Vai col turbo. Capito perché le Madonne sono altissime? Adesso forse già vi è chiaro? Dai col turbo. Ok, più di 2,55 la macchina non faceva, quindi era inutile tenere premuto avanti, perché tanto non accelerava. Sto finendo il tempo, ho finito il tempo, ma sono riuscito a passare lo stesso il traguardo con lo slancio della velocità. Niente, ho frenato, ma l'ho preso paro paro questo. Mamma mia come ho frenato. Dai. Ecco, quando stavate in salita che non vi faceva vedere macchine, le Madonne vere. Il palleggio lo odiavo. Lo odiavo veramente il palleggio. 10 secondi. Non so se ce la facciamo. Rettilineo dovrebbe essere quello finale. Dai, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Lasciamo sta il turbo, freniamo, sennò qua ci schiantiamo. Guarda che maledetto, gli ero passato davanti, me l'ha preso uguale. Guarda questo che si è spostato a po'. Guarda lì. Cambiamo musica. Mamma mia, frena! Dai, avevo frenato. Non so se ce la facciamo, ragazzi. Non so se ce la facciamo. Mi manca un puntino sotto. Questo è il rettilineo lungo. Io sto a 2,55, è finito il tempo. Forse di slancio ci arriviamo. Sì. Però non devo fare errori, altrimenti questa non la finiamo. E dai, ho anticipato pure la curva, oh. Maledetti. Si sono messi proprio... Frena. Vabbè, che vuoi dire che una Ferrari non regge una curva a 187, a 170? Dai, perché? Mamma mia, guarda com'è arrivato, guardalo. E la prima ce la siamo giocata, è andata. Questa San Francisco Highway. Course number 2. Guarda che bella questa. Pare che Neon, stiamo Tron. Vai col turbo. Mamma mia, come ho rischiato di prendere quel palo. La musica mi piaceva tantissimo, mi gasava da morire. Ed è ovvio che l'idea della musica era stata ripresa da Hot Run, che aveva fatto della musica proprio uno dei punti di forza del gioco, no? Le musichette fatte bene. Bello, questo mi ha aiutato a fare la curva. Dai, che stiamo andando abbastanza agevolmente. Ecco il botto, eh? Di solito quando dico stiamo andando bene, pam! Meno male che pure questo mi ha aiutato a fare la curva, se no andavo dall'altro lato. No, falla una curva stretta, magari. Vabbè, sei un bastardo maledetto.
Bella la musica, quanto mi piaceva questa, ragazzi. Che poi i maledetti si muovevano a destra, a sinistra, all'ultimo anche. Anzi, che adesso, bene o male, cioè io sto a 2,50 e questo nuovo passo. Ecco, questi a coppia ci si sono messi. 11 secondi alla fine e non lo finisco. Dovrei avere un bel po' di slancio, ma non ce la faccio. Invece è incredibile. Il pianto funziona sempre. Avete visto che il pianto va sempre bene, ragazzi? Però devo stare attenta a non fare errori, perché il primo errore lo pago proprio male male. E dai, ho frenato pure un quarto d'ora prima, ma che curva è, oh? 3, 6, 7, una ogni tre freccette. Vedete, sotto ci sono le freccette, SG sarebbe start e goal. Ogni tre freccette c'è una bandiera del checkpoint. L'ho preso. Dai, mamma mia, però. Dai, mamma mia, però. Mamma mia, questa non tiene proprio sta macchina. Vabbè che sto a 180, però... Ah! Ah! Dai, che malefico, che malefico che sei, che malefico. Ero passato, ero passato. Da ragazzino una cosa sola mi ricordo di questo gioco, che praticamente per quanto spingevo la croce direzionale del controller del NES, mi veniva il buco sul turbo, sulla parte alta. Sul pollice, perché stavo sempre col turbo premuto. Poi da grande ho capito che pure che arrivavi a 2,55 era inutile che premevi il turbo, perché più di 2,55 la macchina non faceva. Vabbè, sta curva non finisce più. Finisce più sta curva, ragazzi. E non ci arrivo. Guarda, era arrivata alla fine. Guarda, era arrivata alla fine. Era arrivata alla fine. Era arrivata alla fine. Maledetto che non sei altro. Maledetto. Guarda, l'avevo fatto tutto, tutto l'avevo fatto, tutto. Porca vacca. Vi faccio vedere solo la macchina da Formula 1, giusto per completezza. Allora, riavvia. Select. F1 Machine, vedete che bella pure questa, ragazzi. Mettiamo subito la musica. Niente, i maledetti comunque sempre, anche questa 2,55. Sia la Ferrari che la macchina Formula 1, tutte 2,55. Certo che però la macchina Formula 1 potrebbe tenere un po' di più la strada, eh. Adesso l'ho preso paro. Frenato prima, ragazzo. Dai, non mi dica che perdo subito al primo, che non ci credo, dai. Ambe. Dai, 2,20 in curva. Dai, frena. Vabbè, la salita lo sai che uno lo pigli per forza. Anche due. E vabbè, tre, poi. Quante volte mo devo ripiare questo? 3, 2, 5. Me ne mancherebbe una sola. 15 secondi, forse ce la faccio. Forse ce la faccio. Se non fanno i maledetti, ce la faccio. Ok, dai, è andata.
però vi giuro, ragazzi, che le Madonne scendono proprio a cariole. A cariole proprio scendono le Madonne. Guardalo, si è spostato all'ultimo il bastardo, guardalo. Dai, 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 dai. Sei un bastardo malefico. Forse ce la faccio. Forse ce la faccio. Sì, 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 sì. Sempre proprio all'ultimo, però, eh. Mai una volta che sto bello, tranquillo, rilassato. Frena, 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 ragazzo. Grazie che mi hai aiutato. Ma sei un bastardo malefico. Però almeno mi sono ritrovato già a metà, dai. Non devo perdere tempo per essere rimesso in mezzo. Frena. Guarda che questo si sposta insieme a me, il maledetto. Si sposta insieme a me. Dai che è andata anche questa. Dai che è andata anche questa. Mi fermerei qua, che dite? Dai, facciamo così. Facciamo così che abbiamo giocato anche tanto. Vai, perfetto. Mi rimetto nella posizione normale. Facciamo le conclusioni e arrivo, eh. Bene, rieccoci qua, vi do qualche dritta, qualche notizia in più su Red Racer, poi però devo chiedere al NES del Seba se sono stato bravo. Ha venduto 1,96 milioni di copie, sviluppato dalla Square, non so, penso... Sì, ci fu un seguito però, se non ricordo male, il seguito Red Racer 2 uscì solo in Nord America e per arcade, non uscì in Europa. Insieme a Tetris e Super Mario Bros. È stata una delle tre cartucce con cui si è svolto il Nintendo World Championship del 1990. Perché è importante? Le cartucce realizzate per quel campionato del mondo ancora oggi sono dei pezzi ambitissimi dai collezionisti, con cifre che si aggirano veramente in alcuni casi ad una cifra con 5 zeri dietro, pensate. E c'è una cartuccia di Red Racer del Nintendo World Championship. Io non l'ho mai vista, non l'ho neanche cercata, non so neanche come sia fatta, ma il prezzo si aggira sicuramente sopra i $50,000. Chi ce l'ha, secondo me, se la tiene stretta. È apparso nel film The Wizard, che in Italia si chiamava Il piccolo grande mago dei videogiochi, e personalmente è uno dei miei preferiti, anche se veramente all'epoca fu definito quasi il miglior gioco di corse per Nintendo NES. È stato paragonato più volte a Hot Run, è simile l'idea, molto simile, perché si andava a livelli, non c'erano i bivi, Hot Run aveva i bivi, la grafica di Hot Run era sicuramente migliore anche su Mega Drive, qui siamo su 8 bit su Nintendo, quindi ovviamente era più scarsina, ma la profondità di gioco e il fatto che potevi scegliere due macchine, potevi scegliere la musica, lo metteva in competizione diretta con Hot Run. Uno era piattaforma Sega, se no se dico Siga, no, si dice Sega, giusto. Uno su piattaforma Sega, l'altro su piattaforma Nintendo, gli eterni rivali. Io ho sempre avuto Nintendo e quindi per me questo è il preferito. Comunque, nella nostra infanzia ci ha fatto vivere gran bei pomeriggi. Voi ce l'avevate? Sapevate la storia della cartuccia riservata a chi ha partecipato al Nintendo World Championship? Fatecelo sapere nei commenti, io vi aspetto sempre, mi raccomando, ce lo dite, io rispondo a tutti poi. Poi ne parliamo magari con Stefano che ci viene a trovare questa sera. Bene, ragazzi miei belli, non mi resta altro che dirvi
se non lo avete ancora fatto, di iscrivermi al mio canale, di iscrivervi al mio canale YouTube. È gratis, non costa niente, mi raccomando. Ci trovate le recensioni dei giochi vecchi, ci trovate le guide su come poter giocare a casa vostra con tutti questi bellissimi giochi, come potervi fare un cabinato, una plancia, insomma trovate tutto quello che vi serve per poter giocare con i giochi del passato. Io vi aspetto, tanto risponde a tutti, ve l'ho già detto. Poi, se volete, ci sono anche i social, Instagram, Twitter, TikTok e Twitch, dove ci trovate su Twitch in diretta il lunedì e il venerdì, sicuramente il mercoledì giuro che riprenderò. Il lunedì, cioè questa sera, c'è Gaetano con il lunedì è live, e ci sarà anche il NES del Seba con il suo pezzo da 90, mentre il venerdì abbiamo la nostra joystick, la nostra storia dei videogiochi con Marco e Yuri. Vi aspetto, mi raccomando. Se vi volete comprare una console, un bar top o un cabinato arcade fatto da me interamente a mano, trovate tutto sul sito www.strananet.it oppure www.80vogliadiarcade.it. Non mi rimane altro che darvi appuntamento a questa sera, mi raccomando, 22 vi aspetto su Twitch, YouTube, Instagram e TikTok. Grande novità. Ci vediamo questa sera. Ciao ragazzi.